Tra le varie piante che si raccolgono in questo periodo abbiamo anche la cosiddetta falsa ortica. La falsa ortica in realtà non c'entra molto con l'ortica perché appartiene a una famiglia completamente diversa che è appunto la famiglia delle labiate o lamiace. Si tratta del Lamium album o ortica bianca, un'ortica che ha la caratteristica di non pungere. Si adopera in cucina da sempre ed è generalmente l'ingrediente principale del, diciamo, del ripieno di certi ravioli di montagna che si fanno amalgamando insieme il trito dopo che è stato scottato di queste foglioline con la ricotta, la noce moscata e poi diventa il ripieno appunto dicevo di ravioli, comunque della pasta ripiena. Questi ravioli vengono poi conditi generalmente con olio di oliva e con piccole parti delle foglie, generalmente si saltano con l'olio, col burro, si possono aggiungere delle mandorle e ha la caratteristica di essere un piatto estremamente sano con caratteristiche organolettiche complete, nel senso che si tratta di un primo che ha tutti gli aromi del sottobosco, ovviamente ha degli aromi importanti che servono anche per esaltare certi gusti, nel senso che questa è una pianta della soddisfazione, una pianta particolarmente piacevole che dà un senso di dolce, di acido, di amaro, quindi tutti i gusti del palato sono investiti quando si mangia una pianta come questa. La caratteristica della pianta vuole crescere sul bordo del torrente, predilige le acque, le linfe e le argille sane, quindi se incontrate questa pianta state sicuri che la pianta è biologica, altrimenti se i terreni fossero contaminati anche poco, la pianta di fatto non spunterebbe dal terreno. Quindi si può raccogliere frequentemente. Una delle zone dove si raccoglie di più per tradizione è il Camaiorese, cioè la zona della provincia di Lucca che sta sul mare con il Lido di Camaiore, l'entroterra, che ha un insieme di colline dove questa pianta abbonda perché si tratta di territori ricchi di ruscelli, ricchi di acqua e appunto i nostri nonni solevano raccoglierla per fare diciamo quasi al 100% i ripieni di pasta fresca.